Benvenuti all'interno del Forex Update, l'aggiornamento quotidiano dedicato al mercato valutario. Con noi Saverio Berlinzani, analista Active Trades. Buongiorno Saverio. Ciao Emery, buongiorno a tutti. Parti tu, io ti seguo. Da cosa cominciamo? Beh, cominciamo dal solito euro-dollaro, un euro-dollaro che continua, siamo nella dodicesima settimana di discesa e in questo momento non sembrano esserci le condizioni per alcun rimbalzo. La situazione di forza del dollaro è una situazione legata a che cosa? Sostanzialmente a dati americani ancora resilienti, è uscito l'ISM manifatturiero ieri, redatto da S&P, che ha evidenziato una tenuta degli aggregati macro principali, con un dollaro schiacciasassi che ha continuato senza soluzione di continuità dopo una giornata di pausa a, diciamo, macinare guadagni. Un euro dollaro che ha perso 140 pips nelle ultime 20 ore, un supporto bucato a 1.0515 e 1.0480 dove siamo ora. Nel caso di breakout successivo abbiamo 1.0360-70, che è il famoso livello che avevamo richiamato più volte. Non sembrano esserci per ora le condizioni per un rimbalzo tecnico, anche se qualche divergenza c'è, però è chiaro che con una forza del dollaro che si trascina tra l'altro anche su altre valute, perché la stessa sterlina sempre contro dollaro vive anche lei una ormai da 12 settimane discese continue, con obiettivi che ormai si possono individuare addirittura sotto 1,20 a 1,195 e possibilmente anche a 1,18. Quindi tensione su tutte le valute principali, con euro e sterlina, ma soprattutto lo yen. E qui è la nota dolente, perché le minacce della BOJ per ora sono state soltanto chiacchiere, non ci sono stati interventi, siamo a ridosso di 150, 149,80, sembra il classico preludio ad un breakout con accelerazione rialzista e un test magari dei livelli dove la banca centrale dovrebbe farsi vedere, parliamo tra 150,5 e 151,5. Poi ci sono gli oceani, che stanotte la RBA ha lasciato i tassi invariati al 4,10% con un'inflazione intorno al 6%, ha detto però che potrebbero esserci ulteriori rialzi, ma intanto si tratta del quarto hold on rates consecutivo, cioè quarta volta consecutiva in cui i tassi vengono lasciati invariati al 4,1%. Il dollaro australiano ha perso da ieri da 0,65 fino a 0,63, 200 pips, che rappresenta un movimento di più del 3%, perché 60 pips rappresentano l'1%. Nuova Zelanda, quindi anche Australia e Nuova Zelanda è sceso in maniera impulsiva, e questi sono, diciamo, per gli andamenti principali che riguardano sostanzialmente il mercato delle majors. Poi andiamo a vedere un dollar index che per me ha possibilità di salire ancora almeno direi fino a 108,80-109, quindi stiamo parlando di un 2,5% prima di trovare delle resistenze significative, e questo chiaramente induce a pensare che la salita del dollaro non sia terminata. Andiamo a vedere poi, ci sono le valute asiatiche, con un dollar China che è arrivato, scusami, sto prendendo adesso USD CNH, vai. Esatto, è salito quasi fino a 7,33. Sì, in questo momento vale 7,31,50, però stanotte ha fatto 7,33, il massimo è 7,37. La sensazione è che il dollaro abbia ancora da dare. E così abbiamo tra le valute principali, mi piace segnalare l'euro contro il peso messicano. Attenzione, perché è arrivato su dei livelli importanti a 18 e ha rotto i supporti, e secondo me possiamo scendere fino a 16,15, 16,20, dei livelli molto interessanti. Lo stesso euro rende sudafricano, e qui passiamo alle emergenti diciamo più interessanti, che un euro che ha tenuto però sta distribuendo a massimi inferiori, e quindi potrebbe scendere a 19,30 con obiettivi anche a 18,30 nel medio termine. Euro-Turchia sempre la solita cosa, non abbiamo, diciamo, per il momento speranze di vederlo di sotto di 25, siamo in area 30, non ci sono grandi novità. Questo per dire che il mercato aspetta i payrolls venerdì, quelli saranno il momento cruciale in cui molto probabilmente vedremo qualcosa di diverso. E attenzione, perché stamattina è uscito il CPI svizzero in calo, la Banca Centrale Svizzera potrebbe essere la prima nel panorama globale delle, diciamo, dei paesi emersi e non emergenti, come in contrapposizione agli emergenti,
ad abbassare il costo del denaro. Attenzione, perché secondo me non siamo lontani da un taglio, c'eravamo magari probabilmente i primi mesi del 2024, ma i dati di stamattina sul CPI a meno 0,1% su base mensile lasciano delle perplessità in tal senso. Grazie mille, Saverio Bellinzani, Active Trades. Ciao Saverio, alla prossima!